Oggi parliamo di arbitraggio fiscale. Abbiamo detto nel video precedente sul arbitraggio che se sei un programmatore italiano puoi tranquillamente andartene in un paese a basso reddito come l'Ucraina e vedere crescere il tuo reddito di 2/3. Per esempio il tuo reddito di 35.000 euro può salire a 50.000 euro. Ok? Ora immagina di unire il vantaggio di andare a vivere in un paese a basso reddito con il vantaggio di andare a vivere in un paese a basso reddito e in più a bassa tassazione. Ti trovi con un reddito salito di 2/3 e in più una tassazione che non è più quella italiana ma che so del 10%, che addirittura ti fa salire ulteriormente il reddito netto perché diminuisce il reddito lordo. Ok? Quindi questo è il arbitraggio fiscale. Unire il arbitraggio normale al arbitraggio fiscale. Questo quindi è un concetto più avanzato di arbitraggio. Ora, come si può applicare il arbitraggio fiscale? Semplicemente andando in un paese con basso reddito e con bassa tassazione. La cosa positiva è che in questo momento c'è una guerra latente in Europa, una guerra sul fisco. Tutti i paesi europei si fanno competizione per attrarre imprenditori e cittadini con alto reddito. E guarda caso, tu sei la reginetta che tutti stanno corteggiando. Questo avviene in principio in virtù del fatto che, secondo le norme europee, secondo i principi costituenti europei, ogni cittadino europeo ha il diritto di muoversi e di andare a vivere in un altro paese dell'Unione Europea. Per cui, in virtù di ciò, tutti i paesi europei stanno combattendo con armi lecite o poco lecite questa cosiddetta guerra fiscale latente di cui non parla nessun media, ma noi esperti del settore la vediamo tutti i giorni. Per esempio, la Bulgaria ha una flat tax del 10% sul reddito personale e sul reddito d'impresa. Che cosa ha fatto l'Ungheria poco dopo? Ha abbassato l'imposta sul reddito d'impresa al 9%. E ci sono paesi che hanno fatto anche di meglio, li vedremo tra poco, che hanno addirittura inventato forme ancora più creative di tassazione per fregare contribuenti al vicino. Il punto è che tutti questi paesi, soprattutto paesi ai margini dell'Europa, quindi diciamo se tu guardi loro la cartina d'Europa vedi Portogallo, Malta, i paesi dell'est, ok? Questi paesi sono i paesi un po' più ai margini, che sono un po' più lontani dal centro renano, che sarebbe il centro tra Francia e Germania, dove ci sta la Ruhr, che poi sarebbe il punto di sviluppo dell'intera economia europea. Tu sai che l'economia europea si basa principalmente sulla metallurgia, sui servizi, però insomma dal punto di vista industriale l'Europa continua a produrre macchine e materiali industriali pesanti. E da lì viene tutto lo sviluppo europeo. Quindi tutti i paesi ai margini di questa Ruhr sono i paesi un po' più poveri, Portogallo, Italia del Sud, Malta, Europa dell'Est. Ora, tutti questi paesi, a parte l'Italia del Sud, applicano tutta una serie di tassazioni agevolate. Ecco. Ora, la Commissione europea, che è governata dai paesi ad alta tassazione, principalmente Francia, Germania, Italia, Danimarca, Olanda, Svezia, controbatte, cerca di impedire queste iniziative di questi paesi più poveri, impedendogli appunto impedendo quindi riducendogli la manovrabilità fiscale. E quindi questi paesi devono inventarsi misure creative. Per esempio, la stessa Unione Europea ha imposto ad Andorra, che non è parte dell'Unione Europea, Andorra è quel piccolo stato tra Spagna e Francia, ha imposto ad Andorra di aumentare il reddito personale dallo 0 al 10%. Gli andorriani ringraziano. Questo perché praticamente l'Unione Europea, la Commissione, ha stabilito che il 10% è la soglia minima accettabile. Chi va sotto il 10% viene pesantemente punito. Ma i paesi europei dell'est hanno delle soluzioni. Prima di parlarti delle iniziative che hanno messo in piedi i paesi dell'est Europa, devo parlarti di questa guerra latente che si sta accelerando proprio per l'uscita della Gran Bretagna dall'Europa. Questo perché? Perché la Gran Bretagna era il paese che si opponeva maggiormente alle iniziative franco-tedesche, sostenute dall'Italia, a bloccare l'economia europea in un contesto burocratico e cercare di impedire le iniziative più libertarie dei paesi ai margini dell'Europa. Visto che la Gran Bretagna se n'è andata, i paesi dell'est hanno perso un importante alleato, anche perché la Gran Bretagna era uno dei quattro paesi più popolosi d'Europa, insieme a Francia, Germania e Italia.
chi conosce le cronache del Parlamento europeo o della Commissione sa che spesso si è visto combattere Gran Bretagna e Polonia contro le iniziative europee. La Polonia è uno dei paesi più popolosi d'Europa, diciamo, perché in Europa ci sono i quattro paesi più popolosi: Francia, Germania, Italia, Inghilterra, poi ci sono i due paesi più popolosi, Spagna, Polonia, poi ci sono tutta una serie di paesi meno popolosi. La Polonia era sempre alleata con la Gran Bretagna per opporsi alle iniziative burocratizzanti della Commissione europea controllata da Francia e Germania. Ora la Gran Bretagna se n'è andata, la Polonia e i paesi dell'est sono rimasti da soli. Quindi questa guerra si sta accelerando. Ma vediamo quali sono le iniziative quindi che stanno mettendo in piedi i paesi dell'est Europa. Per esempio, l'Estonia ha messo in piedi una misura molto creativa: ti fa pagare il 20% sulle imposte del reddito di impresa, ma non ti fa pagare queste imposte se non ritiri i dividendi. In questo modo fregano la commissione perché ufficialmente il loro reddito di impresa è del 20%. In più fanno pagare il 20% a tutte le imprese che traggono reddito da dalla propria attività, quindi le salumerie, i tabaccai estoni. E in più attirano gli investitori esteri che magari investono in tecnologia, che non traggono il proprio reddito perché vogliono investire, quindi attirano tecnologia. Quindi in questo modo l'Estonia si garantisce, gettito, ruba contribuenti agli altri e frega la Commissione. La Romania ha messo in piedi una misura analoga. Ufficialmente l'imposta sul reddito di impresa è del 16%, ma se la tua impresa fattura meno di 1 milione di euro all'anno, paga solo il 3% e ancora meno se ha dei dipendenti rumeni. Che cosa significa questa cosa? Sta fregando la Commissione perché moltissime imprese stanno creando più imprese che fatturano 1 milione, quindi splittano la propria impresa in tante piccole imprese che fatturano 1 milione ciascuna, e quindi in questo modo pagano il 3%. E quindi la Romania si sta garantendo imprenditori stranieri. Il Portogallo fino a poco tempo fa aveva una misura analoga sui pensionati che non pagavano le tasse per 10 anni. Anche Malta ha un'imposta sul reddito personale ufficialmente del 35%, ma puoi abbattere l'intera tassazione maltese al 5%, con una serie di strutture, una trading, una holding che non sto qui a spiegarti, serve, insomma, che dobbiamo farci una consulenza a due per poterne parlare. Quindi ci sono tantissime iniziative ai margini dell'Europa. Queste cose avvengono ai margini dell'Europa, quindi tutti questi paesi che ti sto citando sono proprio ai margini, perché il centro è il fulcro dei paesi più sviluppati, più ricchi e con tassazione più alta. La cosa divertente però non finisce qui. Anche i paesi ad alta tassazione si fanno le scarpe l'un l'altro. È il caso per esempio dell'Italia. L'Italia ha messo in piedi questa tassazione forfettaria di 100.000 euro l'anno, in cui praticamente invita i ricchi europei a trasferirsi in Italia e pagare solamente 100.000 euro l'anno, un forfè praticamente. Che cosa significa questa cosa? È chiaramente una misura per rubare contribuenti a Francia, Germania, Spagna, Danimarca, perché invitano le persone a vivere in un paese molto piacevole come l'Italia, molto con un clima e uno stile di vita molto piacevole, e pagando solamente 100.000 euro all'anno di tassazione per persone che ne guadagnano magari 2 milioni, 3 milioni di reddito. E quindi diciamo si stanno facendo le scarpe un po' tutti, anche la Gran Bretagna. Molto francamente farà la stessa cosa, e grazie al suo sistema di isole caraibiche che sono collegate con la City di Londra e sono dei paradisi fiscali, riuscirà a fregare moltissimi contribuenti e imprenditori ai paesi continentali. Infatti, questo è un sistema di cui ho parlato anche in un altro video. La City di Londra ha un sistema unico al mondo, grazie alla Commonwealth, che praticamente permette di usare l'autorità finanziaria e bancaria della City di Londra unita ai paradisi fiscali caraibici collegati alla Commonwealth. Per cui praticamente è un sistema unico al mondo in cui tu puoi sfruttare paesi caraibici con tassazioni bassissime e vantaggi enormi, però godendo dell'autorità della City di Londra e della sicurezza che ti dà la City di Londra, perché nessuno metterebbe i propri soldi in un paese caraibico senza la garanzia di una banca della City, obiettivamente. E quindi tutte queste iniziative di cui ti ho parlato sono praticamente le
lo scenario che in questo momento, ormai da 5-6 anni, sta avvenendo in Europa. Parlavo con un amico americano che ha un'impresa di supplementi, di integratori, scusate, negli Stati Uniti, che diceva: ma perché non ti trasferisci in Europa, visto che praticamente hai tantissime opportunità di ridurre la tassazione? Ma non è finita qui, ci sono anche i paesi non appartenenti all'Unione Europea, ma in Europa, che hanno molta più manovrabilità. Per esempio, la Macedonia ha una flat tax del 10%, Montenegro ha un'imposta sul reddito personale del 9%. Ci sono i paesi poi che hanno, diciamo, meno manovrabilità per fattori esogeni, a causa di un debito pubblico molto elevato, come l'Albania o la Serbia, 15% se non sbaglio, tutte e due. Quindi praticamente ci sono tantissime opportunità in Europa. Il vantaggio poi di questi paesi europei è che puoi applicare un giorbitraggio fiscale molto vantaggioso unito a un giorbitraggio, diciamo, di reddito molto vantaggioso. Perché io escludo per esempio paesi come l'Africa? Perché l'Africa ha tassazioni elevatissime, se tu vai a vedere i paesi africani hanno tassazioni anche del 40%, certo poi non le paga nessuno, però non lo so, insomma, non ho molta esperienza con i paesi, con il fisco dei paesi africani. E dall'altro poi ci sono i servizi, le strutture sono talmente infime che poi vai a pagare di più un appartamento e servizi essenziali. Quindi il mio consiglio veramente è l'Europa. L'Europa proprio ti offre tantissime opportunità. Certo, l'Europa c'è il problema dell'OCSE che rompe un po' le palle. Però, insomma, se vieni a farti una chiacchierata con noi un po' più approfondita, risolviamo anche questo.